E anche il fascismo che oggi riprende, più che rivalutazione storica del fascismo, è una cultura spicciola fascista che di nuovo c'è abbastanza, secondo me, diffusa, ma a livello non storico, riveritiamo Mussolini, ma valoriale, in normale picchiare l'immigrato, così via. Sì. Allora, più importante, parlare di storia o parlare di futuro? Un'altra domanda, sì, guarda. Cos'è che costruisce l'identità? La storia, come dire, dei libri, che potere ha di costruire il proprio senso di sé e del proprio vissuto? Grazie per l'assist. C'è uno storico che risponde a un testimone o simili, sulla prima guerra mondiale, credo, quando io arrivo, il famoso io c'ero, ma mia nonna diceva che tu eri nella battaglia, io sto sulla collina, che secondo me è un'immagine insuperabile. Dire certo che poi c'è il vissuto dei singoli, però il compito della storia, delle visioni di insieme, è dire questa cosa va collocata come un tassello di un contesto. C'era un articolo su Internazionale in questa settimana interessantissimo sulle responsabilità della geopolitica, che è uscito sul Guardian, che dice che, cioè, la geopolitica ci va molto molto leggera su una serie di categorie che per gli storici sono consolidate da 40 anni, cioè le comunità non esistono in natura, chiaramente, ma ormai dovrebbe saperlo anche un bambino, purtroppo non è così. Secondo me il compito, diciamo, degli studi in generale, dell'ambito umanistico in particolare, ma non solo, perché anche ovviamente i genetisti, tutti ci stanno lavorando su, è quello di decostruire completamente questi accrocchi identitari e di provare a guardare la storia per quello che è, e dunque il presente per quello che è, e dunque il futuro per... Cioè la gente viene ammazzata, cioè la gente muore in mare. Saviano, nel libro Nel mare non esistono taxi, ha scritto questa frase folgorante, che gli archeologi del futuro, guardando il Mediterraneo, diranno che qui si è combattuta una guerra, che non è vero, in realtà è vero, sì. La guerra ai migranti da 30-40 anni a questa parte, e stiamo parlando di decine di migliaia di morti. Allora, sulla base di questa lettura della storia, dunque del presente, a oggi come oggi si uccide, si fa uccidere o si lascia morire decine di migliaia di persone, come fossero noccioline, solo per fare esempio più eclatante. E poi lì alla faccia della destra è morta. Restringendo lo sguardo, è 4 anni che campano solo su sta retorica qua. Scusami, no, è importante il punto. Cioè, prima dici, non bisogna puntare sull'identità, sull'identitarismo, no? E poi però parli di fascismo, di quello che fascismo. Allora, no, io voglio fare una cosa. Cioè, l'inimicizia, cioè creare, rinfocolare l'inimicizia. Scusa, poi di quello che vuoi, io ti spiego meglio. Sì. La territorializzazione dell'umanità è un fatto puramente culturale. Io sono italiano perché la storia, cioè, è arrivata a un percorso che a un certo punto nasce, cioè, io decido che odio le donne e tu dici io voglio dichiarare guerra ai misogini, per me i misogini sono i miei amici, e tu c'hai ragione, perché è un'identità che io personalmente mi sono scelto, cioè io ho deciso che odio le donne e tu hai deciso che odi chi odia le donne, ma io non ho deciso di essere italiano. Io non ho deciso di essere ebreo, io non ho deciso di essere africano. Cioè la geografia, che è sulla base della lettura che gli uomini danno culturalmente... È un po' naif come... Ma che naif? Ma stiamo scherzando, ma a questo livello del io sono fascista, no, e tu però arbitrariamente decidi che sono fascista. No, sei tu che decidi che sei fascista. L'odio ideologico, riassumando queste categorie, no? Fascismo, antifascismo... Bianco, nero, rosso, verde. Ma non è riesumando, cioè, certo. Allora, se noi non le superiamo, cioè ci guardiamo tutti come esseri umani, mettiti che siamo con la sotto il tallone del capitale. Però secondo me a gente di questa generazione non credo che gliene no. Ci sia proprio la questione fascisti, antifascisti, cioè proprio immagino che da fuori la lettura possa essere questa, perché la mia percezione è che fascismo e antifascismo sono delle categorie che sopravvivono molto nella mia generazione, ma anche nelle più giovani, ma si sono totalmente trasformate, nel senso che appunto si grida spesso l'antifascismo ma solo limitatamente a determinati temi, quali possono essere appunto i temi legati al queer, al gender.
quello è l'unico ambito in cui appunto ci si preoccupa di queste questioni. Però per dire, secondo me probabilmente questo cioè, che molti demonizzano, dicono appunto i giovani di oggi, si interessano solo di questi temi, tralasciando totalmente la dimensione sociale, collettiva, no? L'identità collettiva totalmente passa totalmente in secondo piano rispetto all'identità personale, al desiderio di riconoscimento dell'identità personale. Secondo me quello là può essere un ottimo grimaldello per inserire queste questioni, perché è davvero l'unico luogo in cui ormai, l'unico luogo tematico in cui ormai si parla di antifascismo, c'è paura del fascismo. E appunto, questa qua è la mia visione da giovane. Quando io dicevo che non è una cosa di cui si parla, in cui si creano appunto le fazioni fasciste e antifasciste, non è tanto perché non penso che ci sia un'ideologia dietro, ma perché penso che si parla magari della difesa dell'identità di genere, perché si sente forse ancora un controllo che si può gestire, cioè a cui ci si può opporre, mentre ci sono tutta una serie di questioni economiche soprattutto in cui penso che la tua generazione, ma come la mia, vale zero, cioè potere zero, e qui forse magari c'è anche il grande tema del loro potere. Guardano al futuro e dicono cosa sarà di me, perché adesso i grandi temi dei giovani, cosa saranno i giovani, paradossalmente li stanno cavalcando loro. Perché se io ti dico che non arrivo a fine mese perché non c'è un adeguamento degli stipendi, ci sono i working poor, quindi io ce l'ho un lavoro ma non riesco comunque ad arrivare a fine mese, e se sto tema qua lo cavalcano loro. Loro chi? Loro chi? Loro, quelli di destra, che sono saliti al potere sempre. In questo momento mettendosi sulle spalle delle sfighe anche economiche delle nuove generazioni, che purtroppo effettivamente io frequento tanti giovani per lavoro, e mi rendo conto che hanno proprio questa voglia di rivalsa della serie voi vecchi, che vi siete mangiati tutto, ci avete inquinato il mondo, adesso c'è il cambiamento climatico per colpa vostra. Sì, c'è voglia di rivalsa, ma forse anche un po' di rassegnazione. Non vedono più. La mia buttata sull'economia era su questo, perché non si possono mai fare i conti senza prendere l'umanità e l'interesse del singolo, perché chiaramente uno ha bisogno di mangiare, si va male la sua famiglia, avere un posto caldo, eccetera, eccetera. Quindi questo contesto va tenuto in considerazione. Perché il motore delle migrazioni. Esatto. Quindi probabilmente il problema è però comunque l'individuo. Noi e loro stona, no? In questo, perché in questo contesto, se questo è il centro del problema, no? Diciamo che o la sinistra o la destra, per rimanere nell'ambito, devono comunque affrontare e risolvere, no? Capisci che l'ideologia stona, cioè diciamo non è sufficiente. Scusa, tu rivendichi un superamento di certe dicotomie, noi loro, destra, sinistra. Tutte. Esatto. Ma in nome di che? Cioè, nell'orizzonte di cosa? È chiaro che va affrontato complessivamente il problema. Oggi, secondo me, destra, sinistra, centro, sono di fronte allo stesso problema, cioè come transitare l'umanità da una possibile estinzione. Quindi, in sostanza, tu dici a una sopravvivenza. Queste polemiche fascismo, sono una perdita di tempo. Sono, ma a vari livelli, diciamo, a questo livello qui sicuramente, diciamo, a livello astratto, generale, così complessivo, ma anche a livello semplicemente più basso, diciamo, appunto di confronto ideologico. Perché sei venuto qua? Per dirtelo. Domanda. No, ma è una domanda, non è una domanda. Ma come? No, ma è una domanda, dice, ho visto che c'è stagione, mi interessa proprio andare a discutere. Perché io sono in crisi totale. Ok. Perché secondo me l'inimicizia che si sta creando tra gli esseri umani sarà mefitica, diciamo, sarà terribile per la... Guarda che sono d'accordo con lui. Questa parte del tavolo è andata. Qua mangiamo, tagliamo quella sega, questa del tavolo di tuo tavolo. Quel discorso è che ci dobbiamo togliere da questo meccanismo storico, tra virgolette, no? Che riproduce all'infinito le rivalità economiche, politiche, nazionali. Allora, se ho capito, tu stai dicendo che la geopolitica, cioè metterla in termini di rapporti di dominio statale, no, non è sufficiente per capire come va il mondo. No, anzi, oggi usare la geopolitica, per esempio, per capire la guerra in Ucraina,
secondo me è addirittura fuorviante. Perché, alla base dice ci sono le dinamiche capitaliste. Alla base c'è la dinamica della svalorizzazione del capitale. Cioè il capitale ha bisogno assolutamente di concentrare tutte le... Lui è come una piova, come lui per sopravvivere ha bisogno della... Cioè prende la domanda sul vivere dove è in tutto il mondo e la concentra nel cuore che sono gli Stati Uniti, ma non perché gli Stati Uniti sono cattivi, perché sono quelli che... Però, perché sono quelli che ci hanno dato le Nike. Però, esatto, scusa. Esatto.